a tutti ragazzi, sono Shura e questa è una nuova puntata di Shura's Corner. Premettiamo che sono in profondo disagio in questo momento perché mi vedete senza barba, tipo non toglievo la barba da circa 2 anni. L'ho dovuta tagliare perché ho dovuto fare il cosplay di Kirito al Downer Comics che si è tenuto qui nella mia città e quindi sono completamente a disagio. E poi è stata oggi una giornata proprio di... Perché ieri sera sono andato a dormire un po' tardi perché non riuscivo a pigliare sonno e stamattina alle 8 sono stato svegliato da degli operai del palazzo a fianco che con il martello pneumatico stavano rompendo il terrazzo. Quindi immaginate, io già di norma ho questi occhiaie perenni qui. Immaginate dopo solo 4 ore di sonno come stavo. È la prima persona che si permette di dire con gli occhiaie anche oggi, giuro che lo ammazzo. Babando alle ciance, pensiamo a cose bellissime e cose simpaticissime legate a Sailor Moon. Che ci stava. Oggi vi mostrerò per la serie i gashapon impossibili e improponibili della serie di Sailor Moon. Questi li ho acquistati su Nippona tipo 14 euro e sono in pratica tipo dei cosini che schiacci e si illuminano. Quindi cose poracce completamente inutili. Ammetto di essere una persona poco educata, infatti mi sono dimenticato di presentarvele. Questi nuovi oggetti si chiamano Sailor Moon Crystal Crystallite Mascot. Queste sono le nostre piccole palline gashapon, ce ne sono solo 4 e a questo giro non sono random il set completo. E non li ho aperto, ho aperto solo la confezione, sono una bianca, una gialla, una rosa e l'altra rossa. Le ho comprate perché sono poracce, cioè sono proprio assai di quelle cose proprio trashissime, perché realmente non volevo acquistarle, però poi ho pensato, ti immagini poi la puntata che ci esce. Io a sto giro non ve le faccio vedere come al solito con le inquadrature in primo piano sullo sgabellino vicino al mio... questo non si apre, vicino al mio armadio, perché sono piccolissime, quindi non c'è proprio bisogno. Guardate, questo è uno dei primi. Tolgo il scappo, le scatole. Tattile, quanto è carino. E poi una volta che c'è questo, questa cosa si toglie, sperando che si riusciamo a togliere. Ok. E ora via! Via. Ok, ce l'ha fatta. Si illumina tipo, non si vede tantissimo. Si illumina così. E questo è tutto. Cioè proprio cose che volete avere, che vorreste, madonna, che vorrete avere, non vi prego ragazzi, questo è da censurare. Queste cose che vorreste avere nella vostra collezione personale di Sailor Moon, a che servono non lo so, penso che lo userò come portachiavi. Successivamente abbiamo lei, dovrebbe essere tipo, penso che sia il cristallo d'argento, spero, non lo so, questa cosa un po' non l'ho capita. Merda, questa fa più luce perché è bianca. Per la serie cose utili. Poi c'è la penna lunare di Sailor Moon, guardate che carina. Perché ho messo la mano così, ancora non accesa. Sì, ogni tanto fanno difetto, infatti fanno un po' fatica ad accendere. Eccola, questa si è accesa. Io avevo paura della diretta che non si appicciavano, devo dire la verità. E poi c'è questa è, secondo me è quella un po' più carina ed è un pochino più trash di tutte. Che guardate, fa sempre questa luce così. E questo è tutto. Volevo aprire davvero una parentesi pseudo seria per questa cosa. Questi sono uno dei tanti oggettisti che per scusa di Sailor Moon che sono completamente inutili, però che vanno di moda in Giappone. Cioè in Giappone queste cose vanno. Le persone vanno nei negozi solo per acquistare queste, le macchinette di gashapon. E per me sono inutili. Cioè ok, se le metti lì, le prendi lì, però a differenza delle action figure che sono più fighe, queste fanno veramente cagà. Infatti il mio voto finale per queste poracciate è... 4. Do 4 perché sono carine, però è tutta plastica. Ogni tanto qualcuno fa contatto. Mi sono abbassato la fronte qui. Cioè fa contatto e non si accendono nemmeno bene. Sono carine, faccio di pure al buio, però... Se realmente vi è piaciuta questa poracciata di questi oggetti completamente inutili, mettete un bel pollice in su e io ho il pollice storto. E vi annuncio che ci saranno un po' di cambiamenti, diciamo un po' radicali nei vari unboxing, nei vari video, perché ho deciso di aggiustare qualcosina, però...
tizi dei pollici in giù, non vi preoccupate, io resto sempre, sto lì a guardarvi, a annusarvi, quindi la cosa più brutta resta sempre. Per ora è tutto, ma solo per ora. Shure e i suoi gashaponi inutili torneranno la prossima puntata. E questo si è spento. Ciao!